Con la qualificazione del Barcellona, il quadro delle migliori 8 d'Europa è ormai completo. È, infatti, tutto pronto per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, dove siamo riusciti a piazzare ben due italiane con il passaggio del turno di Roma e Juventus. L'Italia calcistica può essere soddisfatta, era dalla stagione 2006-2007 che ben due compagini italiane non arrivavano così in fondo, l'ultima volta furono Roma e Milan. Iscriviti ad Eurosport Player, ecco il quadro completo delle qualificate, Manchester City, Inghilterra, il sorteggio si svolgerà presso la sede delle UEFA Union, in Svizzera, alle ore 12 italiane venerdì 16 marzo. Il sorteggio integrale verrà trasmesso su Eurosport 1 a partire dalle 11.45 in live streaming su it.eurosport.com. Link utili, Eurosport Player, programmazione TV uguale le possibili avversarie uguale Manchester City. Il Manchester City è arrivato ai quarti di finale con estrema facilità, dopo aver eliminato il Basilea agli ottavi. Questo può essere l'anno buono per i citizens, che cercano un grande risultato europeo dopo aver raggiunto solo una volta le semifinali nella stagione 2015-2016. Sono 14 i precedenti con le italiane, la Juventus ha vinto 3 volte in competizioni europee contro il City, l'ultima nella fase a gironi della stagione 2015-2016 con l'1-0 casalingo targato Mandžukić. La Juventus vinse anche all'Etihad 2-1, grazie ai gol di Mandžukić e Morata. Due precedenti anche per la Roma, nella stagione 2014-2015, ma i giallorossi hanno collezionato un pareggio e una sconfitta. Video Mourinho Show, spesi 300 milioni? Non basta. Il City ha pagato terzini come attaccanti, Liverpool si rivede il Liverpool ai quarti di finale, dopo tanti anni. La squadra di Klopp ci arriva dopo aver vinto di 5 in casa del Porto. I Reds non evocano buoni ricordi, la Juventus venne eliminata ai quarti dal Liverpool nel 2005, la Roma ci perse una finale di Coppa dei Campioni nel 1984. Cane oggi Agüero scade, Bliver Sala top scorer nu. Eurosport Real Madrid è l'avversario da evitare. Sempre. Vince la Champions League da 2 stagioni consecutive, ha vinto 3 delle ultime 4 edizioni, e non sembra voler smettere. Ha eliminato la Roma agli ottavi di finale nella stagione 2015-2016, c'era Spalletti allenatore, e ha superato la Juventus nella finale della scorsa edizione. Tra le italiane, ha eliminato anche il Napoli agli ottavi della scorsa stagione. Video fantastico Cristiano Ronaldo, gran gol 2-1 del Real Madrid a Barcellona. Barcellona un'altra squadra da evitare. Basta vedere cosa ha fatto al Chelsea nel match di ritorno degli ottavi di finale. I catalani sono però usciti 3 volte negli ultimi 4 anni ai quarti di finale, l'ultima volta proprio contro la Juventus. I bianconeri potrebbero farcela un'altra volta? Video Messi e Barcellona ancora insieme, i numeri di un'epopea straordinaria. Siviglia prima volta assoluta ai quarti di finale per il Siviglia. È una squadra che ha grande esperienza europea, ha vinto 3 Europa League di fila, ma la Champions è un'altra cosa. In molti vorrebbero pescare dall'urna la squadra di Montella, ma c'è da stare attenti. Gli andalusi hanno comunque eliminato il Manchester United, in casa di Mourinho. Sevilla Players celebrate victory after the UEFA Champions League round of 16 second leg match between Manchester United and Sevilla FC at Old Trafford on March 13, 2018 in Manchester, United Kingdom. Get images Bayern Monaco altra squadra da evitare. Soprattutto per la Juventus. I bianconeri non sono mai fortunati quando sfidano i bavaresi, vedi gli ottavi di finale della stagione 2015-2016, quando la Juventus fu eliminata ai tempi supplementari, fino all'89 minuti sarebbe passata la Juve. Il Bayern è una delle favoritissime e Juventus continua a collezionare record, contro il Besiktas è arrivata l'11ª vittoria consecutiva in Champions.
Nessun altro tecnico è riuscito a tanto. Ancelotti e Van Gaal sono fermi a 10. Video Pochettino recrimina, Agnelli e la Juve hanno fatto pressioni sull'arbitro.